tutti. Prego, segretario, faccia l'appello. Di Biasi, Franco. Presente. Di Filippo, Giuseppe. Presente. Crispino, Francesco. Presente. Russo, Gennaro. Presente. Marciano, Pietro Paolo. Presente. Cammarota, Giuseppe. Presente. La Porta, Massimo. Presente. Verrone, Gianluigi. Presente. Di Nardo, Elodoro. Presente. Buonora, Maristella. Assente. Framondino, Luigi. Assente. Comite, Nicola. Assente. Botticchio, Giuseppina. Assente. Coppola, Salvatore. Assente. Abate, Agostino. Assente. Pesca, Mario. Assente. Adamo, Coppola. Presenti gli assessori Mutali Passi e Benevento. Nonché il dottor Desiderio Fortunato. D'Arienzo. Nonché il dottor Fortunato Desiderio, membro del Collegio dei Revisori. Mi ha chiamato il dottor Ciancio, presidente del collegio, purtroppo per il problema Covid a Nocera è impossibilitato a raggiungerci. Rappresenta il collegio dei revisori il dottor Fortunato Desiderio. Diamo inizio ai lavori. Primo punto all'ordine del giorno, approvazione dei verbali della seduta del 16 ottobre 2020. Chi è favorevole? Astenuti? Crispino, Verrone, contrario, Botticchio. Procedente. Astenuti. Crispino, Verrone. Crispino, Verrone. Contrari. Contrari. Botticchio. Botticchio. Per l'immediata eseguibilità, chi è favorevole? Astenuti. Verrone, Crispino. Contrari. Botticchio. Secondo punto all'ordine del giorno, bilancio armonizzato 2020-2022 e note di aggiornamento DUP 2020-2022. Prima di passare la parola all'assessore Mutali Passi, mi è pervenuta da parte del Collegio dei Revisori una nota che l'assessore vi illustra in merito a un errore materiale. Prego, assessore Mutali Passi. Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Per quanto riguarda questa nota che è pervenuta dal Collegio dei Revisori, è dovuta a un errore di software di elaborazione per quanto riguarda le previsioni di cassa dell'esercizio 2020, di cui ieri l'ufficio ragioneria se ne è reso conto e stamattina si è subito attivato per comunicarlo al Collegio dei Revisori e per comunicarlo a sottoscritto. Stiamo per distribuire a sì. Tutti i consiglieri comunali la rettifica che è fatta sulla prima pagina, se ho capito bene. Prego, assessore. Sì, se i consiglieri vogliono pigliare la proposta, questa rettifica non comporta cambiamenti sostanziali, non comporta cambiamenti nei totali, ma non comporta soprattutto cambiamenti negli equilibri e negli importi relativi al bilancio di competenza, ma come dicevo prima esclusivamente nella previsione di cassa. Ripeto, fermo restante inalterati i totali. Per la precisione, nella proposta dove la tabella indicata in proposta, la prima colonna relativa appunto alle previsioni di cassa dell'esercizio 2020, vengono rettificati due importi nella parte entrata e due importi nella parte spese. Precisamente nella parte entrata il titolo primo, ossia entrate correnti di natura tributaria e contributiva, che nella versione errata viene indicato un importo di 14.944.538,65. Questo importo viene rettificato in euro 18.656.941,74. L'altro importo della parte entrate che viene rettificato è il titolo 4, entrate in conto capitale, nel quale il precedente importo di euro 130.009.076,02
viene rettificato in euro 126.296.672,93. Non cambia il totale entrate finali, ma si tratta esclusivamente di un'inversione di addendi, di una rettifica di addendi. La stessa cosa avviene nella parte spesa. In questo caso l'importo indicato dalle spese al titolo 1 delle spese correnti da 21.852.920,74 viene rettificato in euro 27.372.883,82 e l'importo indicato alla spesa in conto capitale da euro 134.522.233,89 viene rettificato in euro 129.002.270,81. Anche in questo caso il totale non cambia. Alla proposta di Debe, sì. Allora, in questo caso, per il Roma si passa 199, c'è un pareggio, ma prima non c'è la scusa, consigliere, il microfono, non. Allora, mi sembra che in questo momento ci sia praticamente un cambio di totale, perché 139 equipari il 139 delle entrate, mentre prima nella proposta di delibera non c'era questa equivalenza. Controlli un attimo. Allora vuol dire che anche la proposta di delibera è un po' diversa, stampata. In effetti mi sembra che il consigliere Abate, che cosa ha detto assessore? No, mi sembra che il consigliere Abate abbia ragione, sì, deve avere... però è un errore di lascia stare prima. Ma questo doveva essere uguale. Doveva essere uguale, ma non è uguale. La proposta di delibera vostra riporta la differenza di campo. Vabbè, ma è la proposta di delibera che ha un errore nella tabella. Quindi. Però gli elaborati sono quelli di. Ma nessuno lo mette in dubbio sugli elaborati. Io ho parlato sulla proposta di delibera, sì. Questo è tutto. È vero, anche perché se per vediamo... cui nel momento in cui l'assessore sta dando questa spiegazione. Deve dire che rispetto alla delibera è cambiato l'importo. È cambiato anche l'importo, così ha ragione il consigliere Abate, la ringrazio per l'osservazione. Il totale complessivo delle spese finali è pari a 199.061,038,12, così come il totale complessivo delle entrate finali. Questo errore, come dicevo in precedenza, è scaturito da una nota che in seguito a delle verifiche effettuate dall'ufficio ragioneria e come dicevo in precedenza l'ufficio ragioneria si è subito messo in contatto con il collegio dei revisori per far presente questo. Il collegio dei revisori lo stesso ha riscontrato che questo errore è dovuto esclusivamente a un errore del software nella stampa e ha potuto constatare che comunque non ci sta, non invige in nessun modo gli equilibri generali di bilancio e sugli altri elaborati di bilancio previsione e soprattutto sulla competenza. Quindi chiederò a questo consiglio di approvare la proposta di delibera con i valori così rettificati. Nel frattempo voglio un attimino riassumere nel complesso quelli che sono i valori di bilancio. Abbiamo allora per l'esercizio 2020 entrate derivanti dal titolo primo, ossia entrate correnti di natura tributaria per un importo di 17.148.455,81, entrate dal titolo 2 trasferimenti correnti per euro
1.886.157,35 e dal titolo 3 entrate extra tributarie per un importo di 7.427.282,70. Dalla parte spese abbiamo un importo di spese correnti complessivo di euro 26.736.054,26. Questo importo è enormemente delle spese correnti, è enormemente, diciamo, una voce importantissima, è dovuta al cosiddetto fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui abbiamo parlato e discusso diverse volte in questa assise, ed è arrivato per l'anno 2020 a un importo di 8.559.988 euro, rispetto a un consuntivo di 6.600.000 euro circa. Quindi capirete come questo comporti che l'ente non potrà, diciamo, è un importo che sta nella parte spesa, ma che non potrà essere assolutamente speso, che alla fine dell'esercizio non sarà impegnato. Per quanto riguarda in particolare alcune, voglio fare alcune considerazioni, le entrate. Per quanto riguarda le entrate tributarie in particolare, voglio precisare che sono rimaste inalterate le tariffe e colgo l'occasione, siccome in alcune circostanze da parte di alcuni consiglieri di opposizione veniva evidenziato che l'ente applica le tariffe più alte rispetto ad altri comuni diciamo, siti nelle medie di vicinanza o con analoghe caratteristiche, mi sono preoccupato di fare una tabella in cui voglio evidenziare che ciò non è vero. In particolare per quanto riguarda la Tari. Per quanto riguarda la Tari, le utenze domestiche in particolare, il comune di Agropoli applica le seguenti tariffe rapportate a una superficie ipotetica di 100 metri quadrati. Un cittadino, un nucleo familiare composto da una sola persona nel comune di Agropoli paga complessivamente una tariffa tra la parte fissa e la parte variabile di 171 euro per 100 metri quadrati. Due persone pagano 264 euro, tre persone pagano 321 euro, quattro persone pagano 367 euro. Ho fatto il confronto con il comune di Capaccio, con il comune di Castellabate e con il comune di Salerno. C'è da fare questa precisazione. L'unico caso in cui uno di questi comuni ha una tariffa inferiore a quella di Agropoli è il comune di Capaccio, nella casistica di un nucleo familiare composto da un'unica persona. Come dicevo prima, ad Agropoli questo nucleo familiare paga 171 euro, a Capaccio paga 131 euro, ma a Castellabate paga 215 euro, a Salerno paga 341 euro per una superficie di 100 metri quadrati. Un nucleo familiare di tre persone, che può essere quello caratteristico, ad Agropoli paga 321 euro, a Capaccio 335 euro, a Castellabate 377, a Salerno 444 euro. Quindi, questo per quanto riguarda la Tari. Per quanto riguarda l'IMU, questo Consiglio nel mese di giugno ha deliberato le tariffe da applicare per l'anno 2020. Non ha fatto altro che confermare le tariffe già vigenti, già applicate per gli altri anni, e ha recepito quella che è stata la novità, ossia ha sommato le aliquote, l'aliquota relativa all'IMU e alla TASI, perché la TASI con la legge di bilancio 2020 è stata abolita. Il comune di Agropoli ha previsto, vedo che per l'aliquota base è 10,60 che si applica in quelle casistiche,
si applica in quelle casistiche in cui gli immobili sono sfitti, ma il Comune di Acropoli sta ad esempio già applicando da diversi anni un'aliquota più bassa rispetto a 10,6, ma che è quella base dello 0,91% nei casi in cui abbiamo dei beni, dei locali commerciali che sono strumentali all'esercizio di un'attività. Abbiamo un'aliquota dello 0,91 nei casi di immobili che sono dati in locazione o che sono dati in comodato o a parenti in secondo grado, a parenti in linea retta, oppure che sono destinate all'esercizio di attività extraalberghiere. E in più voglio ricordare la novità di quest'anno, che da gennaio 2020 il Comune di Acropoli ha recepito l'accordo territoriale per l'applicazione del canone concordato. I contratti di locazione che hanno ad oggetto un immobile a uso abitativo, per i quali si applica questo canone concordato, per i proprietari c'è un'agevolazione, c'è un ulteriore sconto del 25% sulle aliquote IMU. Faccio un confronto con il Comune di Capaccio. Il Comune di Capaccio ha lo stesso un'aliquota base del 10,60% e ha un'aliquota del 9,60% soltanto per i terreni agricoli, perché voi sapete il Comune di Capaccio per una parte è soggetto, anche i terreni agricoli sono soggetti a imposizione, però non ha previsto nessuna agevolazione per quelle casistiche di cui parlavo prima, ossia per le attività ad esempio extraalberghiere, per quanto riguarda i locali destinati a attività commerciali, per i locali che un genitore dà in uso gratuito a un figlio. Il Comune di Battipaglia a tutte le casistiche con l'aliquota massima del 10,60%. Il Comune di Salerno a tutte le casistiche con l'aliquota del 10,60%, l'unica casistica in cui applica un'aliquota inferiore dello 0,86% per gli immobili dati in comodato da parenti in linea retta. Lo stesso il Comune di Castellabate ha un'aliquota applicabile in tutte le circostanze del 10,50%. Quindi volevo fare da opportuna questa precisazione per dire che comunque il Comune di Acropoli non è tra quelli che applica le tariffe più alte. Nonostante questo, quindi con grosso siamo riusciti a mantenere, nonostante le difficoltà, siamo riusciti a mantenere una tariffazione, penso che sia equa. Voglio poi precisare che abbiamo già deliberato per quanto riguarda la Tari, entro il 31 dicembre dovremo approvare il piano tariffario 2020, perché se vi ricordate abbiamo approvato, abbiamo deliberato di mantenere per l'anno 2020 le stesse tariffe dell'esercizio 2019 e in più abbiamo accordato la possibilità per le utenze non domestiche di pagare per quest'anno il 50% di quanto dovuto nell'anno 2019 e da pagare in due rate, la prima scadenza 30 settembre e la seconda scadenza 30 novembre. Abbiamo poi deliberato anche per quanto riguarda l'IMU la possibilità di, per quelle attività che erano state colpite da quelle attività economiche che avevano subito danni dall'emergenza coronavirus, se vi ricordate stabilemmo in un primo momento che l'acconto IMU in scadenza il 16 giugno decidemmo di spostarlo alla data del 30 settembre senza applicazione di sanzioni e interessi. La settimana scorsa in giunta abbiamo deliberato di spostare questa data alla data del 16 dicembre, ossia coincidere con la scadenza dell'IMU, e poi voi sapete comunque novità dell'altro giorno, il governo ha pubblicato il decreto legge che ha stabilito che per il saldo IMU 2020, per quelle categorie che hanno il codice Ateco rispondente a quello della tabella allegata al decreto legge, ci sta l'esonero IMU
per il saldo, l'esonero dell'IMU per quanto riguarda il saldo. Penso di aver detto in grandi linee tutto, sono comunque a disposizione per eventuali chiarimenti. Chiedo pertanto, come dicevo prima, l'approvazione della proposta di delibera con le correzioni di cui indicavo in precedenza. Colgo l'occasione anche da parte mia di ringraziare parte l'ufficio tributi per il lavoro svolto, per ringraziare per la collaborazione il collegio dei visori nella sua interezza, in particolare per la presenza fisica qui il dottor Desiderio Fortunato, e lo ringrazio della sua presenza. Quindi pertanto chiedo l'approvazione della proposta. Grazie assessore. Allora vi aggiorno la presenza online del consigliere Coppola. Buonasera consigliere Coppola, mi sente? Io purtroppo se non lo sento non posso, stiamo avendo problemi con il collegamento internet. Consigliere Buonora, allora se non si ripristina il vocale, l'audio, non li prendiamo in considerazione. Chiedo alla regia se riesce a fare questa rettifica, se no altrimenti i due consiglieri non li posso far votare se non ascolto. Io dobbiamo ascoltare noi il ritorno. Bene, allora in attesa del ripristino dei consiglieri, che non li considero nella seduta in questo momento, chi vuole intervenire? Prego, Botticchio. Buonasera a tutti. Allora, ricapitoliamo. Io ovviamente voterò contro questo bilancio. Le motivazioni le ho tutte. Mi fa piacere che è presente un revisore dei conti, il presidente forse. Mi fa piacere comunque. Io ho preparato, insomma, da una mia osservazione, ma non solo a livello, diciamo, di carte, a livello di documenti, a livello di come viaggia la città. Quindi voglio dire, sotto gli occhi di tutti, che è un bilancio è da discutere, è non accettabile. Bilancio 2020-2022, alla fine dell'esercizio, gestione di fatto, senza alcuna possibilità di controllo da parte dell'opposizione. Termini non concessi, almeno 15 giorni prima, alla conferenza dei capogruppo, poi è stata notificata, diciamo, il Consiglio Comunale una settimana fa, quindi le carte noi le abbiamo avute in una settimana. Quindi per consentire di studiare le centinaia di carte, perché poi sono centinaia, che formano il malloppo della documentazione. Credo che nessuno di voi sia stato in grado, infatti non vedo interventi, non lo vedo neanche dal gruppo misto, mi aspettavo dal gruppo misto, un gruppo che è stato con la maggioranza, poi ha deciso di creare questa coalizione, e quindi mi aspettavo un intervento importante. Qua parliamo del bilancio della città di Agropoli, un bilancio comunale, un bilancio dove si amministrano milioni di euro, e quindi mi aspettavo da parte della maggioranza, però può darsi che dopo che ho parlato io si sveglia la memoria di qualcuno. Ma la maggioranza ovviamente sta nel sistema, non ha bisogno di leggere, perché deve votare favorevolmente senza sapere cosa vota, perché il vostro voto è politico, non è un voto di parte. Secondo me il voto quindi sarà forzatamente politico, ed io politicamente intendo affrontare l'argomento consegnando una memoria specifica da trascrivere in delibera come parte integrante e sostanziale. Riservo alla Corte dei Conti la verifica della legittimità procedurale dei termini, perché l'onestà che mi contraddistingue, mi sono preoccupata di leggere la relazione dei revisori e di chiedere qualche informazione possibile presso gli uffici per dare un voto convinto. Il mio voto convinto è contrario all'approvazione per una serie di motivi che cercherò di esporre nei tempi contingentati. La relazione dei revisori, per benevolenza di rapporto, si conclude positivamente, ma con molta sofferenza.
I revisori infatti non hanno potuto tacere sulla situazione del bilancio da loro definito strutturalmente deficitario e non potevano perché il bilancio per loro è una situazione di pericolosa difficoltà. Quindi veramente fanno grandi sforzi i revisori. Tutta la relazione diventa una canzone assillante sulle inadempienze e sulle irregolarità. Infatti avete portato già delle, fino al giorno del Consiglio, cambiamenti, variazioni, il computer, vabbè, la storia di un computer che è rotto, voglio dire, le conosciamo. Grande massa di residui attivi che sono incassi non avvenuti, ma ovviamente non è che è colpa dei revisori, i revisori fanno i conti di ciò che gli viene riportato. Qua non stiamo, io se ho chiesto la presenza dei revisori è per un fatto, voglio dire, anche di rispetto verso la città e di rispetto anche verso un gruppo politico che chiede la presenza, ma non per questo si condannano le persone, perché i revisori lavorano le carte che gli vengono portate, ed è giusto così. I loro richiami risultano ancora nascosti e di cui si attende conoscere la grandezza dei residui. Alle richieste dei revisori gli uffici non rispondono, risulta agli atti. Anticipazioni continue negli anni, fuori dai limiti di legge, che dal 2017 ad oggi non risultano restituiti. I revisori parlano ad intermittenza di bilancio armonizzato, un obbligo che l'Europa impone a tutti i paesi d'Europa. Armonizzare significa che le operazioni devono avvenire e chiudersi negli anni in cui si amministra. Quindi è normale, un bilancio va portato in armonia, ecco, è proprio la parola armonizzare, quindi far sì che tutto si colleghi bene e che i numeri escono bene, non quelli che vogliamo far apparire, quelli veramente. E per far sì che i numeri siano precisi nei confronti della città di Agropoli si deve lavorare bene, non si deve lavorare quando si fa il bilancio per far sì che i numeri quadrano. Si lavora bene per la città, perché poi ve lo spiegherò, nell'Agropoli ci rendono servizi quando si lavora male o si lavora bene. Quindi, qui amministra e devono essere coordinati i bilanci, quello che ho detto prima, io poi l'ho scritto e ogni tanto lo riassumo. In breve vuol dire coordinamento con i bilanci della società Agropoli Servizi, cui il Comune ha rapporti di bilancio con le società, associazioni di quote partecipate, perché dice l'Europa tutta la spesa pubblica deve avvenire entro i parametri di controllo legale. Tutto il sistema contabile europeo va in questa direzione e quindi l'Italia e gli enti pubblici devono osservare questo principio. A questo proposito mi sono chiesta chi ha controllato i conti armonizzati dell'Unione dei Comuni, di cui il Comune di Agropoli fa parte, e chi ha controllato il bilancio della società servizi che girano intorno al nostro bilancio, chi ha controllato che operazioni di azioni rientrano in questo sistema. Dalle manovre e dagli spostamenti a me risulta che sono sempre le stesse persone implicate nei conti, i controllori risultano controllati di se stessi e chi controlla è legittima l'armonizzazione della spesa per il personale, su questo risulta intrecciato in un groviglio di sistema tra mobilità, comando e migrazione, con premi, compensi accumulati in funzione di coperte attraverso meriti politici. Perché i meriti, tutto ciò che gira qua è sempre il motivo politico. Chi è politicamente schierato in un certo canale, allora riesce poi a avere i meriti. Ma i soldini sono della città. I soldini sono della città di Agropoli. Non sono di certi personaggi che muovono le pedine e automaticamente si muovono i soldi. Senza alcuna legittimità concorsuale. La legge è chiara e specifica, tempi e modalità, sia per la mobilità che per la migrazione e il turnover. Queste figure sono sempre le stesse, che hanno reso pareri favorevoli a tecnici in conformità su tutta l'attività dell'amministrazione, attività finita nel disavanzo. Che questa amministrazione si è fatto la fine che ha fatto è proprio per questa gestione di carattere politica, clientelare e personale. E sono sempre le stesse che hanno sbagliato prima e continuano a dare pareri sul bilancio e su altri argomenti
dell'ordine del giorno. Come posso dare un voto certo a questo andazzo? Come mi posso fidare del collegio dei revisori che conosco, che conoscono queste situazioni, le rilevano nelle relazioni e poi si appiattiscono nei pareri? Perché i revisori raccontano tante cose che non vanno, però poi alla fine esce sempre un parere favorevole. Cioè, su bilancio sa da fa. Questo è, non è possibile non approvarlo, cioè si deve fare per forza, nonostante le lacune e i problemi. La legalità, come ho avuto modo di richiamare nella memoria che depositerò, non è una parola magica scritta nel libro del diritto. La legalità è un concetto molto grande e importante, almeno per me, in cui sono compresi comportamenti e azioni di grande significato giuridico. Vuol dire che le attività pubbliche devono sempre essere garantite da figure capaci e legittimate professionalmente a esercitare i controlli tecnici e legali. Ciò non è avvenuto, non sono stati esercitati i controlli interni neppure quelli esterni. Non esiste un coordinamento sul comune e quando, sui conti del comune, e quando li troviamo questi sono nelle mani di figure non libere. Non libere, nominate o favorite in posizioni di qualifiche secondo la volontà del sistema. I revisori, se non vogliono rispondere del disastro, devono attivare le azioni che la legge impone e a prescrivere e vincolare termini per gli adempimenti, prima che il dissesto travolga tutti. Prima che il dissesto. Per i debiti fuori bilancio, come ho specificato prima, non si tratta di un'operazione misteriosa, si sapeva. E si sapeva già, il comune è stato gestito col sistema attraverso commistione, collusione, infiltrazione di figure, personaggi esterni ancora emanano odore negli uffici e nei corridoi, senza alcun titolo legale, sempre i soliti ad Agropoli e nel circuito con l'Unione dei Comuni, che fanno parte Capaccio e ora siamo a un punto Covid, aperto, la chiudo così. Presso l'ospedale d'Agropoli c'è chi lancia fiamme di fuoco anche per incompatibilità e che insospettisce. Praticamente questo è per non condizionare la libertà di movimento dei giovani che chiedono un mondo nuovo e diverso. I giovani chiedono cambiamento, cambiamento di persone, girano sempre gli stessi, sempre gli stessi. A mio avviso, anche per la situazione Covid, ci ha costretto a bloccare anche un filo di speranza. Più sensato fermarsi e mettere il comune nelle mani di chi può salvarlo, perché le casse del comune sarà il futuro dei giovani. Oggi i giovani, chi va a scuola è costretto per il Covid a stare a casa, a stare a casa. Io ringrazio comunque in questo bilancio, che io voterò contro perché ho tutte le motivazioni per votare contro, non per questo io ringrazio il sindaco perché si è occupato per tanto tempo dell'ospedale, certo è riuscito ad avere un ospedale Covid, dice io ho chiesto 10, ho avuto 2 e forse possono salvare tante vite e quindi io quando vedo una cosa buona, anche se siamo sempre per arrivare a 100 siamo a 10 caro sindaco, perché noi vogliamo un pronto soccorso e vogliamo un ospedale. Vogliamo i concorsi per la città, vogliamo un assessore al turismo, vogliamo un assessore al commercio, vogliamo che da altri comuni non ne arrivano figure, altre figure facendo contrattini qua e là e poi Agropoli non ha diritto a un posto di lavoro, la città. Tutto si muove intorno all'interesse puramente politico, cioè voi muovete sempre solo politicamente, non c'è il servizio civile alla città. Io sono di questo scudo e posso avere questo, ho preso questo e posso avere questo. Questo modo di fare, e lo dico davanti al revisore dei conti che apparentemente mi sembra anche una persona dallo sguardo pulito, dallo sguardo che ti guarda negli occhi e quindi vuole comunicare e ha bisogno forse anche di recepire. Questa città è decadente perché mancano in figure, sindaco. Lei è una figura sola, dove è circondato da tante persone che forse non sceglie neanche lei, come io ho potuto, la volevo dire nella prossima argomento.
Io ho visto una delibera della, di una partecipata della Cilento Servizi, dove al punto 3 ci sta, che ora non lo trovo, ci sta un contrattino che la Cilento Servizi, che è una partecipata, perché questo lo deve sapere il revisore, che quando il revisore trova i conti sballati deve capire la cattiva gestione, di una convenzione con la Sistemi Sud, CST. Quelli fanno servizio informatico per le amministrazioni, però poi si dice, si è detto davanti al bar, non so se è vero, si dice che è arrivata invece una figura da capaccio, si dice, non lo dico io, l'ho sentito dire, perché sennò qua partono subito i querele e già ne tengo poco. E allora si dice che giustamente un candidato, questo è vergognoso per la città di Agropoli, viene portato qua con la scusa di un contratto CST, però il candidato lavora qua a titolo di 1500 euro al mese. L'ho sentito davanti al bar, poi sono andata, mi sono fatto un giro e ho visto qualche persona che non è di qua. Scusate, ma i 1500 euro li caccia la città di Agropoli? E perché non mettevate un laureato di Agropoli? Dice, ti metto all'Agropoli servizio, vai controllando pure i candidati. Che poi è una persona, mi hanno detto, io non conosco, non so né chi è, né se esiste, né se è vero sto racconto, cioè va pure sui cantieri e costa 1500 euro, è scritto qua, sul contratto. A meno che non mi dimostra, il direttore Capozzoli, mi dimostra che è un servizio informatico e non viene una persona a stare lì e gira sui cantieri. Perché io lo chiedo, la mia non è un'affermazione, la mia è un'interrogazione. È vero o non è vero? Questo sono 1500 euro, è un contratto fatto, che la città tira fuori. Ogni mese quei 1500 euro lì potevano essere spesi per altro, o per un giovane di Agropoli, dice vogliamo pigliare il laureato che ha preso più voti, facevamo un sorteggio, almeno regalavamo qualcosa alla città di Agropoli. Cioè voi continuate, poi pretendete che un consigliere vota a favore del bilancio, ma non ve lo voterà mai. Sapete quando il consigliere Botticci vi voterà il bilancio? Quando nessuno va a città di Agropoli, è punto. Non amici, clientele e quant'altro. Quindi io mi aspetto una risposta dal dottor Capozzoli per quanto riguarda questo contratto CST, se è vero che viene una persona di fuori o è un servizio informatico. Lei deve rispondere, perché se no questi 1500 euro qua vanno risparmiati in bilancio e compriamo materiale per le scuole, per l'asilo, possiamo fare tante cose con 1500 euro, ma non si possono dare a chi si candida in un altro paese. Si dice, non so se è vero, me lo dovete dire voi. Se va bene, consigliere, la ringrazio. Vabbè, parliamo dopo. Io ho finito, voterò contro questo bilancio. Grazie, finché le cose non si danno. Ringrazio la presenza del revisore. Ok, allora ci sta l'assessore Modalipassi che vuole fare un chiarimento. Sì, volevo fare questa precisazione per quanto riguarda alcune osservazioni fatte dal consigliere Botticchio. Non mi dilunga a commentare le osservazioni in cui effettivamente confessa che sente chiacchiere da bar, ma poi non si dobbiamo poi consolidare. Vabbè, ci sono dipendenti da Corpo Servizi che vengono anche da altre città, quindi non soltanto da Capaccio. Comunque non è questo il problema. Non ha risposto, vedi, non no, ha risposto, vabbè, del contratto della CST. Volevo... se ne viene con le chiacchiere dal bar. Sapete bene le cose come stanno, quindi è inutile che lei adesso rispondi, chiacchiererà. Le carte sono state messe del bilancio, sono state messe a disposizione dei consiglieri subito dopo l'approvazione in giunta comunale che è avvenuta in data 30 settembre 2020. Appena poi arrivato nel termine di 15 giorni e alla data del 15 settembre è arrivato il parere del Collegio dei Revisori, lo stesso è stato messo a disposizione per i consiglieri comunali per la verifica e quindi sono stati ampiamente rispettati i termini previsti dal regolamento di contabilità per quanto riguarda questo argomento. Ha fatto una diatriba sulla parola armonizzato. Volevo osservare questo, il termine armonizzato non si intende armonizzato con quello che sono le società partecipate.
ma il termine ammortizzato sono estendite, che lo Stato italiano ha sentito il dovere nel 2011 di introdurre la contabilità, il principio di contabilità finanziaria potenziata, perché lo Stato italiano, l'amministrazione italiana era divisa in tanti enti che ciascuno applicava nella redazione dei propri bilanci dei principi contabili diversi. Siccome bisognava uniformare i principi contabili, ecco perché si è parlato di bilancio armonizzato. Quando parliamo di rapporti tra l'agropoli, tra l'ente locale e le sue partecipate, parliamo di bilancio consolidato, che sarà poi questo un altro argomento di cui dovremo affrontare in un prossimo Consiglio Comunale, perché la norma prevede che il 30 novembre di ogni anno bisognerà approvare il bilancio consolidato dell'ente locale in rapporto a quelle che sono le sue partecipate. Osservava in merito ai debiti fuori bilancio, ma sarà un argomento di cui parleremo dopo, che l'ente conosceva. Se sono sentenze esecutive notificate nell'anno 2020, non so come l'ente poteva essere a conoscenza dell'esistenza di questi debiti fuori bilancio. Quindi, tanto era dovuto. Grazie. Prego, consigliere Abate. Durante l'esame del rendiconto 2019, se ricordate bene, ho parlato di due storielle che erano relative ai bilanci. Quella relativa al famoso risparmio della famiglia che va a vedere nelle spese, cerca di ridurre quelle inutili, per cui può contrarre un prestito e acquistare. E quella che senza questa amministrazione, meglio quella di prima, Agropoli non progrediva. Invece, avendo fatto i conti bene, dicevano e dicono Agropoli progredirà. Poi la seconda storiella è quella di dire le casse sono in sofferenza, al momento non riscuotiamo quello che dobbiamo riscuotere, ma fra non molto tutto si risolverà. Questa sera invece parliamo di bilancio 2020-2022 e questa opposizione introduce la terza storiella, cioè la storiella di come si fanno i bilanci ad Agropoli. Per prima cosa, quindi, affrontiamo da subito, Presidente, un argomento scottante ma ormai certo. Cioè, in questa città la Commissione Consiliare Bilancio è latitante, non esiste. D'altronde, la Commissione Consiliare Bilancio si sarebbe dovuta riunire per esaminare un bilancio di questa città, un bilancio di questa entità, anche più volte, non una sola volta. Invece noi continuiamo ad assistere, nonostante lei dice io ho riferito e più di tanto non posso fare, alla latitanza completa della Commissione Bilancio. Assessore, questo è una dimostranza rivolta anche e soprattutto a lei, oltre che alla Presidente, perché riguarda due aspetti. Un aspetto funzionale politico di un consesso consiliare che spetta al Presidente del Consiglio e un aspetto praticamente, diciamo, finanziario, contabile della nostra città, per cui lei dovrebbe compulsare la riunione di questa commissione consiliare e farla funzionare anche alla sua presenza e soprattutto alla sua presenza. Non siamo in grado di poter tenere una commissione perché evidentemente è il concetto di politica che in questa città è un po' diverso dagli altri. A mio modo di vedere, io cercherò, non so se ci riuscirò, cercherò di dimostrare com'è che i bilanci di questa città, sia quelli dell'amministrazione precedente, e sia quelli di questa amministrazione, vengono redatti e sviluppati sull'ottica di una crescita repentina della città anche a costo di. Cioè crescita repentina delle città anche a costo di, cioè di intaccare l'economia finanziaria della mia comunità, della mia città, significa voler raggiungere un risultato elettorale di successo e presto, indipendentemente poi da come dobbiamo, diciamo, apparire nei bilanci. Questa è la filosofia che io cercherò di dimostrare questa sera, se ci riesco. E quando poi
sarò contestato, perché evidentemente qualcuno si potrà pigliare una frecciatina per quanto riguarda anche qualche bilancio di un altro quinquennio passato, sono qui e sto aspettando la contestazione. In parole povere, voi avete fatto una politica di apparenza, una politica di conquista elettorale che è risultata, a mio modo di vedere, dannosa per il territorio in termini di programmazione e per la comunità in termini finanziari. Generalmente, quando si redige un bilancio, quando si forma un bilancio, e lo potete leggere anche nella nota del DUP, del documento unico di programmazione, si parte con l'esame delle entrate. Una volta esaminate le possibili entrate che una comunità può esprimere, si passa a ragionare sulle spese, quelle necessarie ed indispensabili e quelle urgenti, quelle primarie, ancorché non indispensabili, e poi secondarie, e così via di seguito. Ovviamente le entrate che possono esprimere le varie comunità sono proporzionate alla loro costituzione, alla loro formazione in essere di ogni comunità. Ci stanno territori che sono più ricchi, territori che sono più poveri, a seconda anche del sistema di impiego che i cittadini hanno. Ed è chiaro quindi che su di queste bisogna ragionare. Invece io ho l'impressione, rileggendomi un po' i bilanci degli anni passati e soprattutto pure quello di quest'anno, ho l'impressione che la politica, non tanto la dirigenza, la politica si intromette per invertire la questione. Cioè, nel senso, esaminiamo quali sono le spese che noi vogliamo o dobbiamo fare per una nostra formula non forma, quindi cercate di capire, per la nostra formula di conquista territoriale elettorale, e da quella poi dobbiamo far sì che le entrate verificheranno quelle uscite e non le uscite verificheranno quelle entrate. Questo potrebbe essere, diciamo, anche, non so, accettabile, ma in certi limiti, ma quando si superano poi certi limiti non è più accettabile. Allora, dopo aver fatto questa premessa, esaminiamo invece le carte. Ovviamente stasera ci sta ancora una novità che poi esamineremo, ed è quella che ci è stata portata testé all'inizio di questo contesto. Arriviamo alle carte del bilancio e incominciamo a dire, a sapere e a conoscere che questo bilancio ha vissuto, fino a questa sera però, ha vissuto due stesure, una prima stesura e una seconda stesura. La prima stesura risale alla delibera di giunta comunale 202 del 14 settembre 2020, con cui si approva il bilancio da parte della giunta comunale. Il giorno 15, puntuale, mi arriva l'avviso che i documenti di bilancio sono stati approvati e che quindi da quel giorno decorrono i tempi concessi a noi consiglieri comunali per poter valutare le carte del bilancio ed esprimere, se del caso, emendamenti. Io immediatamente, il giorno dopo il 15, quindi 14 giunta, 15 arriva l'avviso, 16 mattina mando io una richiesta sul comune di mandarmi tutti i documenti relativi al bilancio, perché me li volevo guardare nei 15 giorni che mi spettavano. Questi documenti però non arrivano fino alla data del 23 di settembre, quindi siamo arrivati 14 giugno, 23 settembre, i documenti non sono arrivati. No, chiedo scusa, fino alla data del 22. Il 23 invece ho scritto e ho detto: guardate che mi avete mandato la documentazione relativa al bilancio, ma manca la relazione del collegio dei revisori. Siccome per norma costituisce elemento indispensabile per poi far scattare i 15 giorni
del nostro esame, io compulso il segretario comunale e il presidente a mandarmi praticamente anche la relazione del collegio dei revisori. Però arriviamo al 28, quindi 14 giugno. Io non partecipo e non cammino per i corridoi del comune, quindi notizie non ne ho, sono quelle che riesco a prendere tramite mia diretta informazione o tramite comunicazione del presidente, del segretario e degli altri. Il 28, quindi preoccupato, scrivo al presidente e al segretario, dico: allora voglio una certificazione report di quando avete mandato le carte al collegio dei revisori e di qual è stato l'iter temporale che queste carte stanno seguendo. Nessuna risposta. Perché nessuna risposta? Vi spiego subito perché. In data 30, quindi dal 28 al 30, quindi 14 settembre è giunta, 28, ultima richiesta mia da parte, a parte del segretario e del presidente, il 30 teniamo consiglio comunale. Teniamo un consiglio comunale in cui approviamo vari altri argomenti e discutiamo di varie altre interrogazioni. Nulla a che vedere con il bilancio. Me ne vado la sera dal consiglio comunale, la mattina dopo vengo avvisato che la giunta comunale, nella stessa giornata del 30, mentre noi eravamo seduti qui, ha approvato la seconda stesura del bilancio, cioè lo schema del bilancio, la seconda stesura. Ne deduco, perché non voglio assolutamente dire altro, che questo bilancio, siccome durante il corso del consiglio comunale non è stato detto nulla, mi auguro, voglio sperare che questo non sia avvenuto, perché evidentemente alle 8:30 di sera, quando è finito il consiglio, si sono riuniti in giunta e in nottata hanno approvato la seconda stesura del bilancio. Me lo voglio augurare per un rispetto deontologico verso noi consiglieri comunali. Però siccome il bilancio, la delibera di giunta porta la data del 30, non è dato a me sapere l'orario in cui è stata fatta. L'avrei potuto chiedere al segretario, ma ne ho fatto tranquillamente a meno e ne faccio tranquillamente a meno. In questa delibera di giunta si legge che la seconda stesura di questo bilancio è venuta fuori per due motivi semplicissimi. Il collegio dei revisori, nell'esaminare due variazioni di bilancio che avevamo approvato, anzi che avevano, perché io ho spesso voluto contare, che avevano approvato loro la sera del 30, in questi due pareri del collegio c'era praticamente da rilevare che erroneamente determinate somme non erano state correttamente imputate. Per cui mi si dice in delibera di giunta che la sera stessa corrono a fare, evidentemente, dobbiamo rifare la seconda stesura, perché ci stanno questi due errori che noi dobbiamo correggere. Questo è il risultato, quindi, praticamente motivazionale della seconda stesura del bilancio. Occorre però anche dire, rilevare, e poi dopodiché ne discuteremo, che le carte del bilancio di cui alle delibere di giunta del 30 settembre mi sono state inviate il 2 settembre e io puntualmente ne avevo fatto richiesta e quindi poi mi sono state quasi subito immediatamente inviate, dicendo giustamente qua ci stanno i 15 giorni. Anche in queste carte la relazione del collegio dei revisori non era presente. Relazione del collegio dei revisori che anticipo è stata poi redatta e messa il 15, 13 giorni, quindi dopo che mi avevano mandato le carte. Stavo dicendo, nel frattempo però avevamo tenuto anche una seduta di consiglio comunale il giorno dopo che il collegio aveva espresso il suo parere, in cui la maggioranza approvò un ripiano del disavanzo che si era verificato praticamente nell'ultimo anno. Ovviamente questa delibera era formulata ai sensi e per gli effetti di un decreto legge diventato poi legge vigente, chiaramente. Quindi questo ripiano, debbo pensare che siccome si è avuto il 16, non è oggetto né della delibera di giunta né delle carte del bilancio vero e proprio. Non c'è quindi questo ripiano, eppure questo ripiano
doveva e deve avvenire con gradualità, praticamente a partire già dal 2020, ma di questo loro evidentemente avranno la facoltà di dire facciamo poi una variazione e apporteremo praticamente in essere questo bilancio. No, consigliere, la correggo, ci sta nella delibera di giunta del 30 settembre, è riportato all'entrata nella spesa la parte di quota di disavanzo di competenza 2020 e nelle entrate e nell'uscita sono stati rispettati i criteri previsti dall'articolo 39 di quel famoso decreto legislativo di cui lei parlava. Quindi, devo correggere, nella delibera di giunta del 30 settembre, che poi è stata portata a disposizione dei consiglieri, è portata a disposizione per il Collegio dei Revisori, perché le ricordo, anche il Collegio dei Revisori ha dei tempi stabiliti dai regolamenti di contabilità per redigere il proprio parere. Quindi se noi in giunta approviamo la proposta di delibera il 30 settembre, non deve essere già propedeutica all'approvazione in giunta, ma il parere del Collegio dei Revisori deve essere propedeutica all'approvazione del Consiglio Comunale. Allora, come sempre l'assessore o non mi comprende o evidentemente cerca di menare il can per l'aia. Io non ho mai accusato il Collegio dei Revisori di aver fatto ritardi. Io ho detto che avrei voluto allora il report temporale, come lo voglio ancora. E poi ho detto che il 15 non c'era ancora, che il 2 di ottobre, ovvero dopo la delibera del 30, non c'era ancora il parere del Collegio dei Revisori, non per accusare il Collegio dei Revisori, ma per dire mandate le carte, dite che decorrono i termini da quando avete anche il parere del Collegio, non da quando l'avete approvato solo voi in giunta. Sono stato chiaro, assessore, io non mi sarei mai permesso di sognare che sic et simpliciter, giunta fatta, parere fatto. No. Però lei concorda con me, con consigliere comunale, se le carte le ha a disposizione 15 giorni, o altrimenti in questo caso le ha a disposizione 30 ma giorni, certo, se mi può già esaminare. Prima, io meglio. Penso che sia da, se mi da prendere come punto. Prima, se me li dà un anno prima, ancora meglio. Solo però che i tempi dei 15 giorni non li deve contare da quando me li ha mandati. Ma mi sembra che poi sono stati rispettati. Ma lei non le deve sembrare niente, lei deve sapere quello che io so, assumo tramite le carte. Tramite le carte mi vengono trasmessi i dati. Però mi si dice, sono in pubblicazione. Io, che conosco poco il regolamento, devo sapere che da quel giorno mi decorrono 15 giorni. Perché? Per tante motivazioni. E non mi costringa a dire quale potrebbe essere questa motivazione. Anche perché non glieli direi. Quindi da quel momento dovrebbe scattare qui, invece no, scatta quando c'è il collegio. E io avviso, io non ho fatto niente di sano, ho avvisato. Ho detto guardate che fino a quando non arrivo, vorrei un collegio, i 15 giorni non li contate. Questo è quello che ho detto. Poi per quanto riguarda invece l'intervento, che lei dice in delibera di giunta c'era già la previsione quindi della rata di ripiano, peggio mi sento perché se voi andate a fare giunta, e chiaramente non ve lo inventate, perché l'articolo 39 ter è da tempo che esisteva fin dalla fase del rendiconto, potevate benissimo dirlo praticamente, adesso riapproveremo, perché sapevate benissimo che mi avevate mandato le carte con la prima stesura di bilancio, potevate benissimo dire se volevate avere un rapporto con la Milano, guardate, scordatevi quelle carte, anche perché stasera noi facciamo un'altra volta giunta per riapprovare praticamente il bilancio, in quanto le due variazioni che abbiamo fatto. Ma lei ha ricordato che proprio... E in più l'articolo 39... Ma lei ha ricordato che proprio nel Consiglio Comunale... prima che si è tenuto prima della nostra delibera di giunta abbiamo approvato le variazioni così come su suggerimento del Collegio dei Revisori, che sono state quelle lì che hanno comportato la variazione della proposta di bilancio. Adesso io sto parlando del ripiano. Nella prima versione del 14 settembre già c'è, lo so che già c'è, ma ha detto lei in questo momento, è solo che giustamente io presuppongo che... Ma io gliele devo spiegare o non gliele devo spiegare le cose? No, perché lei dice che non ci sono e poi dice che ci sono, cioè io devo cercare di capire pure io, sennò rischio pure, cioè dobbiamo far capire a chi ci ascolta di cosa stiamo parlando. Quindi la necessità di riproporre in giunta una nuova proposta sul bilancio è dovuta esclusivamente perché noi nella seduta del 30 settembre del Consiglio Comunale abbiamo approvato le variazioni di bilancio
No, le variazioni di bilancio avevano fuori trend tenuto conto delle considerazioni che ci aveva fatto il Collegio dei Revisori, e quelle là sono state poi propedeutiche alla rettifica della proposta di bilancio da adottare in giunta. Avete sentito? Quindi la delibera di giunta e lo schema del bilancio contiene quindi già quella rata. Io, prima di rispondere per le rime a quello che l'assessore sembra che sia una diatriba fra me e lui, in quanto minaccia che io non faccio capire, prima di rispondergli con calma, facendo capire che ho capito benissimo che io ho presupposto che non c'era, ma che lui mi ha riferito che in fondo poi c'era invece, io che lo stavo accusando di deontologia, cioè di mancata deontologia, cioè nella sera del 30 potevate pure dirlo, praticamente lui la inverte, dice, vabbè, ritorniamo alla data. Allora, questo che sta dicendo evidentemente c'è una cosa che l'assessore mi deve, che il collegio mi deve chiarire. L'ente ha inviato al collegio per l'espressione del parere una proposta di delibera di ripiano disavanzo amministrazione relativo all'esercizio 2019, provvedimento di ripiano ai sensi dell'articolo 39 ter, in cui è inteso ripianare il disavanzo con le seguenti modalità. Tale ulteriore quota di disavanzo da coprire deve essere aggiunta alla quota di disavanzo di riaccertamento straordinario pari ad euro 260.576 per un totale di quota annuale da coprire negli esercizi. Quindi ha avviato una proposta di delibera di ripiano. Cioè nella proposta praticamente che lei ha inviata al collegio dei revisori, ce l'aveva messo in delibera giunta, poi aveva mandato quella delibera. Io, persona normale, quando leggo sia le condizioni che avete espresso in delibera di giunta come prodomo per poter fare la variazione, quando leggo una notizia del genere da parte del collegio dei revisori, comprendo, a meno che praticamente non sia in diretto contatto con voi della maggioranza, non lo sono e non lo sarò mai, comprendo che quel ripiano non è avvenuto nelle delibere di giunta. Poi questo è italiano, questa è letteratura italiana. Cioè, leggo che la data è del 30, che noi abbiamo fatto la delibera il 16, che il collegio che si è espresso il 15, parla ancora praticamente che è stata fondata una proposta di delibera, leggo che in tutto quello non c'è. Difatti, praticamente, per così come conclude poi il collegio, sembra che non ci sia. Poi ne discuteremo quando arriverà pure un argomento, pure di quello, ma così sembra, questo per parlare in italiano. Allora, visto che adesso siamo in queste condizioni, colgo l'occasione immediata, subito, istantanea, per dire all'assessore, esaminiamo adesso insieme, lei dal suo banco e io dal mio, le variazioni fra la prima stesura e la seconda stesura. Prego, assessore, mi dica quali sono state le variazioni fra la prima stesura e la seconda stesura. Come le dicevo prima, esclusivamente per tenere conto di quell'importo in cui noi in giunta, quando avevamo fatto una variazione di bilancio, un contributo da parte della prefettura di euro 32.000 euro, era stato un errore nell'imputazione di una parte di questa in spesa in conto capitale e spesa conto corrente, quindi era stata necessaria a effettuare questa variazione. Quindi, tenuto conto della delibera di Consiglio Comunale della seduta del 30, poi è stato provveduto a fare la rettifica. Genericità, voglio i particolari, fuori il quadro delle entrate e delle spese, e insieme verifichiamo quali entrate e quali spese sono state mutate dalla prima alla seconda stesura. Io ce l'ho, sono qui, lei ce l'ha? Non ce l'ho avanti. Se li faccia avanti, la seconda. E insieme valuteremo praticamente queste cose. Ce l'ha? Non ho capito, che posso stare andando a prenderle? Eh? Sì, falla più. Allora, consigliere Abbate, sempre parlando di regole, ok? L'articolo 54 del regolamento prevede che ad ogni consigliere devo dare la facoltà di intervento per 10 minuti, sì, con una replica di 5 minuti. Sì. In questo momento abbiamo esaurito i 20 minuti, come da regolamento, che in caso di bilancio vengono raddoppiati i tempi.
Allora lei mi deve dire adesso io come devo condurre questo consiglio con le regole. Glielo dico subito, Presidente, certo. Così mi tolgo pure la mascherina, tanto siamo lontani. Certo. E lei, allora lei lo conduca come vuole. Io come meglio crede e come meglio valuta, oltretutto, perché il regolamento lo deve applicare lei e io lo devo seguire. Io chiaramente non farò a meno di questa illustrazione analitica del bilancio 2020-2022 e mi recherò a mie spese delle televisioni, a mie spese, e illustrerò ai miei cittadini il bilancio voce per voce, se non posso farlo qui. Allora, il discorso per me non va una piega che lei va in qualsiasi ente televisivo e va a illustrare il bilancio. Io non ne la so, io le dico soltanto i tempi, lei parla di regole, stiamo attendendo che arriva il dottor Capozzo con la documentazione, mi ha fatto pervenire anche una nota per quello che erano il rispetto delle regole, dei punti successivi che poi tratteremo. Allora, dobbiamo trovare un'intesa, lei non partecipa alle conferenze di capigruppo, è bene che lo diciamo perché queste cose, come lei ci osserva le nostre mancanze, ci sta una sua mancanza, perché questa discussione noi la potevamo fare anche nella conferenza dei capigruppo, come io accetto il richiamo, la discussione dei tempi, la vedo sempre nervoso, vede sempre, e stavo... Allora, il discorso è questo, in un modo chiaro cerchiamo di dare ai cittadini la chiarezza di tutto quello che è stato l'operato dell'amministrazione, pertanto io non mi sottraggo, poi ripeto al relatore, assessore Mutalipassi, se vuole continuare o no, io voglio precisare, noi do adesso informazione al Consiglio quali sono i tempi, allora, e a tutti i consiglieri, i gruppi consigliari facciano interventi se non sono d'accordo nell'applicazione dei tempi, se no, altrimenti do continuità alla discussione, ok? Presidente. Perché qui ognuno si deve prendere, mi scusi Assessore Mutalipassi, sì. Ognuno si deve prendere la responsabilità, ok? I capigruppi consigliari sono pregati di intervenire se sono d'accordo o no all'applicazione dei tempi che io sto richiamando il consigliere Abate. Se la discussione la vogliamo continuare, per me non ci sono problemi. E mi raggancio al discorso della commissione consigliare permanente. Il consigliere Cammarota, che non vedo in aula, forse è uscito per problemi suoi personali, è il presidente della commissione consigliare. Queste discussioni si potevano fare nelle commissioni, nella commissione consigliare permanente del bilancio. Non stavamo qui a continuare a fare una discussione che giustamente il consigliere Abate mi richiama. Allora, se io devo continuare, sindaco, poi le do la parola, non ci sono problemi, però mi faccia concludere. Se dobbiamo continuare la discussione, io voglio i capigruppi consigliari che si esprimano sulla continuità, se no altrimenti il tempo è scaduto e chiudo la discussione. Ok? Allora, partiamo dal capogruppo del PD, consigliere Di Filippo, che non vedo in aula. Eccoli qua, arrivano. Consigliere, poi le do la parola tutto il tempo che vuole. Assessore, consigliere Cammarota, sì. Lei è capogruppo della lista Coppola, è d'accordo che i tempi vengono rispettati come da regolamento o faccio continuare la discussione al consigliere Abate, in quanto non avendo avuto la commissione consigliare discussione nel merito è il luogo giusto per continuare, però io voglio sentire lei come tutti i capogruppi consigliari. Sindaco, le do la parola, prego sindaco. Allora, è corretto, Presidente, che lei faccia esprimere i capigruppo, però io, dopo diversi anni di interlocuzione con l'opposizione, non credo assolutamente che se fosse stata fatta una discussione compiuta in commissione non sarebbero poi venuti in consiglio a fare ulteriori storie, perché abbiamo imparato, nostro malgrado, che il senso del Consiglio Comunale si è un po' perduto, si viene qua per fare spettacoli, per fare show, per dire cose, quindi secondo me anche se c'è stata una compiuta osservazione in per quel che riguarda la posso
Posso parlare o posso, vabbè, posso continuare a parlare? Secondo me sì. Secondo me sì. Ma lo sì. Dice veramente? Lei soprattutto fa uno show sempre, ogni volta che viene in consiglio, consigliere Bottiglio. E quindi stavo dicendo, quindi secondo me non ho la certezza, la sicurezza, anzi penso all'incontrario di no, che l'atteggiamento è proprio quello di voler fare confusione. Però ciononostante io penso che sia corretto che il Consiglio Comunale prosegua, nel senso che è giusto così, questo è il luogo del massimo della discussione, quindi ognuno si assume la responsabilità di quello che dice, ma è giusto parlarne anche per ore. Io non ho problema di venire qua fino a stanotte a mezzanotte e andare a oltranza, perché è giusto che si discuta, questa è l'aula dove si deve discutere, quindi non ho problemi sull'allungamento dei tempi. Naturalmente poi ognuno si assume la responsabilità di quello che dice, anche perché voglio far osservare che non io, ma prima il consigliere Botticchio, lei dice, ha detto che ha portato in consiglio delle chiacchiere da bar. Lei l'ha detto, non io. No, lei adesso vuole. No, non essere ma lei adesso a me mi vuole far passare. Consigliere. No, non si fa. Io ho detto, ho sentito. E sa bene di cosa parlo. Se no, domani mattina all'Agropoli Servizi ci viene insieme a me. E ce lo metto vicino, va bene? Lei continua. È meglio che vi state zitti. Come al solito, lei manca quello di buona educazione. Visto quello che combinate. Io non visto quello che combinate. Non le ho interrotto quando lei parlava. Lei no, però lei offende. Lei offende. Ce ne andiamo tutti quanti e ve lo votate voi il bilancio. Fai come vuoi, così. Perché tanto voi votate tutto. Fai tutto quello che vi viene imposto. Fai quello che votate vuoi. Votate tu, pure i schifezze, votate. Allora, consigliere Botticchio, parlo delle chiacchiere da bar. Quando parleremo, io non porto chiacchiere da bar in consiglio, quando parleremo della Agropoli 100 servizi spiegheremo, e anche lì ore e ore quello che vorrete, punto per punto tutto ciò che è stato fatto, non c'è nessun problema. Mentre il consigliere Abate, non io, il consigliere Abate, parla delle storielle, le tre storielle, termine che già si, no, quelle sono le tre caravelle, queste sono le tre storielle, ma il consigliere Abate ha detto vi racconto io le storielle. E io devo dire, mi sono pure appassionato. L'ultima storiella che ha raccontato, mi sono appassionato a seguire, mi è piaciuta tanto. Forse l'aspetto di correre, no, a correre sicuramente non abbiamo corso perché non avrei le condizioni per poter correre a fare una giunta di notte, quindi questo confesso no. Tutto il resto mi appassiona tantissimo la storiella e mi piacerebbe continuare a sentirla fino alla fine, mi piace tanto questo. Sulla concretezza di quello che stiamo raccontando, io personalmente ci vedo poco. Una parola sì, però, demagogia. Questo è l'obiettivo principale dell'opposizione, demagogia. E dato che il consigliere Botticchio ride, gli chiederei se sa che significa la parola demagogia. Però dato che diciamo... Lei, guardi che io potrei risponderla. E la offendo, ma io sono corretta. Ma lei può fare quello che vuole. La demagogia la fa la maggioranza. Solo demagogia, solo campanellismo. Che significa? Prendere per fesso la gente. Quella è demagogia. No. Raccontare chiacchiere. Ora dico io cosa significa raccontare demagogia. Lo deve leggere sul dizionario. Certo, io glielo ho detto a parole mie. Non ho degenerazione della democrazia per la quale al normale dibattito politico si sostituisce una propaganda esclusivamente lusingatrice delle aspirazioni economiche e sociali delle masse allo scopo di mantenere mentre lei lo legge, io gliel'ho detto a parole mie, prendere per fessi i cittadini è quello fare, che fa lei questo fare che demagogia fa lei. Questa è la demagogia, è quello che fa lei. No, vada a però scuola per quale motivo perché evidentemente la scuola che ha fatto non gli basta, è una scostumata, no, perché lei continua a interrompere. Io la chiamo scostumata, lei sta interrompendo e si no, lei si è offesa, ha detto che io lei mi deve fare parlare oggi, finisce da bar è lei. Lei fa le chiacchiere da bar. Sì. Io ho detto, ho ascoltato delle persone. Non si portano le chiacchiere da bar, questo è il Consiglio Comunale, una cosa ho diversa. Ho ascoltato. Il bar, Consiglio Comunale, Consiglio Comunale. Consiglio Comunale? Sì, ma perché voi siete consiglieri? Ma perché voi siete amministratori? Lo è voi lei, dipendete da altre persone. Lo è lei. E fanno bene che vi sbattono un coppe ai giornali tutti i giorni. Ah! Ha finito? Se vuole può continuare, consigliere Botticchio. Può continuare se vuole. Quindi questo è l'atteggiamento, cioè cercare di trasformare la realtà in qualche modo, e non è questo il vero strumento di lotta politica, lo strumento di lotta che si fa facendo proposte alternative, immaginando percorsi nuovi,
facendo proposte diverse. Questo è quello il senso della politica. Non ridurre questo Consiglio Comunale ogni volta a raccontare storielle o a raccontare chiacchiere da bar. Allora, il consigliere Di Filippo non era in aula, ribadisco quello che ho detto in sua assenza. I gruppi consigliari, i capigruppi, si devono esprimere in quanto il consigliere Abate ha esaurito il suo tempo a disposizione. Adesso, dato che la discussione deve continuare, se siamo d'accordo io la faccio continuare, se non siamo d'accordo io non la faccio continuare rispetto ai tempi come da regolamento. Pertanto voglio i gruppi che si esprimano. Prego, consigliere Cammarota. Certo. Buonasera, ci tenevo a fare una precisazione e chiedere scusa all'ingegnere Abate se non è stata convocata la commissione bilancio, ma non me ne vorrà se nelle ultime tre convocazioni della commissione l'ingegnere Abate è risultato assente. Quindi fare una sì. Quindi non mi sembra una colpa se la commissione è composta solo dalla maggioranza, non ha motivo di esistere, perché abbiamo piena fiducia nell'assessore e nell'ufficio. Non c'era. Non c'era. C'è. Nelle ultime tre non c'era. No, è stata convocata, ingegnere. E comunque, come capogruppo della lista Coppola, io chiedo il rispetto dei tempi. Grazie. Grazie, consigliere. Prego, consigliere Di Filippo. Anch'io. Innanzitutto, buonasera a tutti. Saluto il se si può rivolgere conti. Alle telecamere, forse può prendere una postazione diversa. Comunque, salve revisore, io ritengo invece che bisogna rispettare i termini, perché secondo me è importante e fondamentale riuscire a gestire anche i lavori di consiglio degli equilibri di tempo, onestamente. Poi, visto che si fanno anche ulteriori chiacchiere da bar, eviterei ancora di più. Grazie. Grazie, prego. Allora, sono d'accordo con gli altri capigruppi, chiaramente di rispettare i tempi e tutto. Vabbè. La ringrazio, consigliere. Chiede il rispetto dei tempi. Allora, consigliere Abate, il suo tempo è scaduto. C'è una replica poi alle risposte che farà l'assessore Mutalipassi di altri 10 minuti, perché sono 5 di replica più 5. Ok? Maggiorate per il bilancio. No. Ci avrà 10 minuti dopo per replicare. Grazie. No, io però come capogruppo volevo intervenire su questa richiesta. A sua disposizione, sì. Consigliere Pesca. Io non me l'ha chiesta. No, solo stavo sulla, facendo replicare domanda, alla discussione solo tra, su quella, su tra l'assessore. Io credo una cosa. Certo. Che se non si ha un dibattito in questo Consiglio Comunale, così come la stava facendo l'ingegnere Abate, quindi che sui termini e sulle cose del bilancio, e un bilancio è una cosa fondamentale per un comune, che si possa sforare di qualche minuto, credo che sia un qualcosa di importante per l'intera città e per l'intero Consiglio Comunale. Quindi io chiedo che questi tempi possano essere sforati in una discussione quale quella del prossimo del Consiglio del bilancio. Sì, purtroppo non la posso accontentare, okay? Perché il regolamento va applicato. Allora risponde l'assessore Mutalipassi al consigliere Abate. Io... e poi le do la parola, consigliere Pesca. Sì, no, fermo restando che Presidente, io sarò brevissimo. Consigliere Botticchio, volevo intervenire prima dell'intervento dei capigruppo per specificare questo, cioè è vero. Ci sono state diverse versioni della delibera di giunta, però noi in questo Consiglio Comunale, penso che sia opportuno ribadirlo, è tenuto a esprimere il voto sul voto su quello che è la versione definitiva. Quindi andare a rimarcare dei comportamenti tenuti dall'amministrazione, una volta si fa l'approvazione in giunta, poi si cambia perché molto meno ci si è resi conto che delle mancanze e poi si è provveduta la correzione. Però questo consiglio è convocato per l'approvazione della versione della giunta del 30 settembre 2020 e con quelle
piccole modifiche di cui ho parlato all'introduzione del mio discorso. Però fermo restando che la mia persona è qua a disposizione per cercare di spiegare anche nei confronti dei cittadini, quindi anche io mi metterò a disposizione della televisione per far sì e far capire il bilancio alla nostra città, perché non c'è assolutamente nulla da nascondere. Quello che ribadisco, noi adesso abbiamo una versione che è stata proposta all'ordine del giorno di questo Consiglio, penso che si debba discutere su questa versione. Prego, consigliere Abbato. Posso parlare? Certo, c'ha 10 minuti. No, no, ma non è la cosa finale, soltanto la risposta a quest'ultimo aspetto. Perché vuole. A me 10 minuti non bastano. No, non bastano, Presidente. Purtroppo a me 10 minuti non bastano per esaminare il bilancio di Agropoli. Chiederemo a Cilento Channel di fare quello che lei ha suggerito. Faccia quello che vuole, Presidente, ognuno fa quello che vuole, non c'è problema. Sicuramente. Non ho niente da obiettare. Stavo dicendo, Assessore, io sto discutendo sulla proposta che è in discussione oggi. Solo che devo cercare insieme a lei di capire quali erano le differenze fra la seconda e la prima stesura e capire perché nella delibera di giunta è scritta una cosa e poi in realtà le variazioni riguardano altro. Sono stato chiaro, penso che sia un mio diritto. Voce per voce, entrata per entrata, spesa per spesa. È un mio diritto che il Presidente in questo momento non ritiene di poter estrinsecare in temporalità e di conseguenza mi toglie la parola. Grazie e ossequio a tutti. Allora, e buon lavoro, buon monologo. Allora, Presidente, posso dire la parola a titolo personale? Prego. Voglio rispondere al capogruppo del PD che prima ha detto al bar. Quando ho ascoltato quelle parole al bar stavano leggendo il giornale, lo sa che leggendo il PD, e nel tema del giornale, perché il giornale sta davanti al bar purtroppo, passando, leggevano del tema del PD. Parlando di certi personaggi del PD, hanno parlato anche del problema dell'Agropoli Servizio. Gli voglio schiarire l'idea a lei, capogruppo. Parlavano del PD, come apri i giornali trovi il PD. Allora, dato che parlavano del PD e il giornale è davanti al bar, nei tavolini, e parlavano proprio del PD, capito? Quelli che frequenta lei, quindi stia zitto, che fa più bella figura. Se zittisce, fa bella figura. Non sta parlando di fatti personali, consigliere Butt, come sempre. Allora, prima di passare la parola al consigliere Vesca, ribadisco al consigliere Abbate che io non ho sottratto niente, ho rispettato i tempi di regolamento. Ok? Consigliere Abbate, grazie. Prego, consigliere Vesca. Prima di affrontare il tema sul bilancio, voglio precisare una cosa. Caro Sindaco, noi come minoranza credo che stiamo facendo il nostro dovere come rappresentanza dei cittadini, non ce n'è di demagogico, anzi. Praticamente anche seguiva adesso l'ingegnere Abbate che stava cercando di puntualizzare sul bilancio delle voci, quindi cercava di trovare una sintesi anche al bilancio, perché è questo il nostro dovere come consiglieri comunali. Quindi non è che stiamo facendo qualcosa di demagogico, assolutamente Sindaco, stiamo portando avanti quelle che sono le nostre battaglie dal nostro punto di vista politico e dal nostro punto di vista delle cose. Detto questo, parliamo del bilancio. Io credo una cosa che credo che sia fondamentale, la prima volta che mi venga a trovare in Consiglio Comunale ad approvare un bilancio di previsione. Ebbene, il bilancio, così come portato all'attenzione di questa assise, e ho sentito, chi ha fatto relazione è l'assessore Roberto Mutalipassi. Ebbene, un professionista come il commercialista Roberto Mutalipassi può fare ed ha fatto bene questo bilancio nel far quadrare i conti, ma io credo che un'amministrazione comunale non debba assolutamente mirare a quadrare i conti. Questo possiamo farlo per un SPA, un SRL, una società, ma noi siamo un ente, un comune, e il bilancio, già che è l'elemento essenziale e fondamentale per determinare la politica di un comune o di un ente pubblico, bisognava praticamente, e io aspettavo questo, che vi fosse una relazione, prima di tutto da parte del sindaco, di quali siano gli obiettivi politici
posti alla base di quel bilancio, perché è chiaro che se i conti vengono tutti quanti inquadrati, tornano i conti, si arriva al pareggio. Ma qual è l'obiettivo posto alla base del bilancio? Ebbene, non vi è stata da parte del sindaco una relazione in tal senso. Questa relazione in tal senso non è prevista né riportata neppure nel documento unico di programmazione. Documento unico di programmazione, vengono riportate delle statistiche, cioè una premessa di quale comune di Acropoli, di quanti abitanti sono, di quali siano gli abitanti. Questo viene riportato. Non c'è la programmazione del comune, perché è chiaro che il bilancio si fa in base a come l'ente vuole sviluppare la città per quanto riguarda la programmazione che viene fatta. Questo è il bilancio, perché il bilancio è un fatto politico oltre che contabile. Credo che sia pacifico. Noi non abbiamo assolutamente oggi sentito quale sia l'obiettivo politico di questa maggioranza in relazione al bilancio, ma soltanto abbiamo assistito a dei numeri e delle cose sui numeri, che fanno parte, ripeto, di una società, ma non certamente di un'attività politica amministrativa che doveva tenere questo Consiglio Comunale e questa amministrazione. Quindi questa è la prima riflessione che faccio. Poi, dopodiché, non ho sentito e non ho visto qual era l'obiettivo. Io credo che una delle cose principali per il Comune di Acropoli, ma viene riportato genericamente, è il turismo. Ebbene, io devo sentire una relazione con la quale il Comune di Acropoli si prefiggeva come spesa e come praticamente sviluppare il turismo di Acropoli. Turismo, e quale erano quelle che erano le azioni volte ad effettuare questo lavoro sul turismo. Questo non è stato riportato. Non c'è nulla. Noi stessi abbiamo detto varie volte in questa assise comunale che c'è un problema gravissimo. Se vogliamo fare turismo ci vogliono le spiagge. Oggi io non vedo alcun atto politico di indirizzo politico con le quali si stanzia una somma a favore di queste, delle spiagge. E ritorno sempre a quello che il Movimento 5 Stelle ha già portato varie volte in questo Consiglio Comunale. C'è il problema della Posidonia. Allora io dico, non è che è chiaro che il costo della Posidonia era elevato, come abbiamo detto, come abbiamo più volte evidenziato, però in questo bilancio andava sicuramente toccato un aspetto relativo a una progettazione per quanto riguarda la risoluzione delle alghe e di evitare gli accumuli delle alghe. Questo è un indirizzo politico della politica che deve essere fatto. Così come era, come poteva essere indirizzo politico, la circostanza del problema dell'idrico ad Acropoli. È chiaro, noi abbiamo discusso, ci sta l'ASIS che sta portando avanti quello che è il servizio idrico, ma un comune attento che cosa fa? Prevede una somma per una progettazione di quella che deve essere la rete idrica per poi chiedere un finanziamento, perché è chiaro che se non fai progettazione non puoi assolutamente poi andare a richiedere quelle che sono i vantaggi economici oppure i finanziamenti che vengono portati. Ma la cosa più sconvolgente, sindaco, più sconvolgente. Noi discutiamo oggi di un bilancio in un momento particolare della nostra nazione, un momento particolare che abbraccia tutto il mondo, che sta mettendo in ginocchio l'economia dell'intero mondo e la sanità dell'intero mondo, come se non ci fosse. Cioè, oggi noi discutiamo, è vero, di un bilancio di previsione 2020, ma siamo a 30 ottobre e c'è in atto, e c'è stato ed è in atto, la cosiddetta pandemia. Una pandemia che ha messo sostanzialmente, caro assessore, chiedo che ha messo in ginocchio l'intera economia di una nazione e l'intera economia di una città. Io non ho trovato nel bilancio, pur leggendolo totalmente, pur analizzando, un qualcosa, e là è che diventa la politica, che cosa vuole raggiungere come obiettivo. Non ho trovato una sola voce che ci dicesse, noi per la pandemia che c'è stata, per quei danni che hanno subito i nostri concittadini, che stanno subendo i nostri concittadini, dobbiamo essere vicino alle famiglie, all'economia, ai ristoranti, al commercio. Nulla di tutto ciò esiste. Cioè noi ci riportiamo, ecco perché dico, questo comune porta avanti un bilancio di numeri, non nella politica, è solo numeri. Noi
noi non abbiamo previsto una somma forte da poter poi stanziare per quello che saranno e che sono state già le esigenze di chi viene, dato che di chi subisce un danno nella politica. Mi diceva l'assessore, per quanto riguardava la TASI, eccetera, quindi praticamente che noi abbiamo delle tariffe inferiori a comuni di Capaccio, a comuni di Battipaglia, ma non è quello il problema. Il problema è che se oggi ci ponevamo la questione del Covid e ci ponevamo la questione di tanta gente, di tanti commercianti che non riescono più a pagare, di tante famiglie che non riescono più a soddisfare quelle che sono la tassazione, poteva essere previsto nel bilancio anche qualcosa di diverso, al di là di mettere il minimo come tassa, ma anche quello di razionalizzarlo. Come... Perché non ha fatto emendamenti, consiglio? Come? Per un motivo semplicissimo. No, perché poi l'emendamento prevede poi lei come pensava di coprire eventualmente questi vantaggi. Quindi io... No. Assessore, no, la politica deve anche trovare le risorse. La politica deve avere, non come stavo dicendo prima, un discorso contabile, perché la contabilità ce la fanno i commercialisti, come bravo lei, ma la politica deve intervenire per fare in modo che quali siano le priorità che una città deve affrontare, e nella priorità che una città doveva affrontare erano quelle di cominciare a detassare quelle che sono le tasse, oppure posticiparle successivamente, oppure come lei stava facendo in maniera l'altra volta, quello di fare una sorta di condono e di pagamento rateizzato. Questa è la politica che deve intervenire, e qua si distingue un'amministrazione rispetto ad altre amministrazioni, non nei numeri che poi possono essere e tornare nuovamente in ordine, ma in quello che è l'obiettivo principale di un'amministrazione comunale. Tutto ciò all'interno di questo bilancio non è stato portato. Ma vi dirò di più, noi teniamo ancora oggi, perché praticamente dobbiamo sempre solo ed esclusivamente far quadrare quello che è il bilancio, all'ex campo Landolfi ci siamo inventati questi 25 euro a cittadino per poter parcheggiare là sopra. Non è i 25 euro, assessore, il problema è che di quel vantaggio ne possono usufruire soltanto i cittadini di Agropoli, ma noi dobbiamo immaginare che chi va al centro di Agropoli, chi va a far spesa al centro di Agropoli, sono anche delle persone che vengono da fuori, e allora questi devono, praticamente noi dobbiamo tassare, in un momento di crisi economica generale, noi dobbiamo dare un'ulteriore tassa a chi viene ad Agropoli ad effettuare quelle che sono le spese al comune di Agropoli. Allora io dico, bisognava queste cose, la politica, e vado a concludere, se no altrimenti posso fare nei tempi, la politica vera, un bilancio vero, deve avere gli obiettivi politici. Se il bilancio vero è soltanto quello di mettere i numeri uno sull'altro, e anche sui numeri ho delle perplessità, ma non è inutile che c'entri nei numeri, perché altrimenti saremmo qua fino a tardi. Posso fare delle previsioni di entrata che avete riportato che sono assolutamente non fattibili, ma non voglio entrare nei numeri. Posso entrare, ma non voglio entrare. Oggi ci avete portato un bilancio, ci avete detto: queste sono le spese, questi sono i costi, queste sono le entrate, questo è il pareggio di bilancio. Ma non ci avete detto, voi nel 2020, 2021, come amministrazione comunale, quali sono gli obiettivi, quali sono per questa amministrazione quello che effettivamente vuole raggiungere come obiettivo finale al bilancio. Grazie.